Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Dopo avervi abituato alla sonorità vintage e non fornite da Acustica Audio in questi anni sotto le vesti di plugin Aqua, arriviamo alla nuova serie di plugin denominata Diamond, ossia plugin dedicati ai sound engineer, universalmente riconosciuti nei loro rispettivi ambiti di riferimento e premiati con i tanto famigerati Grammy Awards. Ci occuperemo del noto Diamond EQ di Luca Pretolesi, ma oggi apriamo le danze con il nuovissimo Pensado EQ dedicato al noto Dave Pensado. L'EQ che stiamo per utilizzare è il risultato di una infinita ricerca da parte di Dave dell'equalizzazione perfetta e quindi adatta ad ogni strumento musicale, in particolar modo quella fascia di frequenze che viene meglio intercettata e manipolata da un determinato equalizzatore. Infatti, facendo caso al suo rack hardware, troviamo nel suo arsenale MAG, BetterMaker, Neve, Clarifonic e tanti altri. Un arsenale ben conosciuto da Acustica Audio che ha profilato quindi un equalizzatore custom, realizzabile soltanto via software grazie alla loro tecnologia, in grado di incorporare al suo interno ben 6 bande indipendenti, ognuna proveniente da una di queste macchine. È quindi in grado di regalarci un macrosistema di equalizzazione come lo utilizzerebbe Dave durante le fasi del suo lavoro. Acustica Audio, come abbiamo visto anche in altri video, non è indifferente alle esigenze dei sound engineer, tanto che aggiunge future software alle classiche emulazioni in modo da rendere iperflessibile il sistema di lavoro, anche pensando di utilizzare macchine vintage prive di alcune di queste nuove funzioni. Analizziamo velocemente l'interfaccia. Partiamo dal centro, dove troviamo in alto i pulsanti di controllo principali: bypass, DB x 2, quindi in grado di raddoppiare il valore dei gain relativi alle bande, auto gain che controlla e compensa il gain in ingresso e quindi livello di arrivo del segnale al nostro equalizzatore. Scendendo sempre dal centro troviamo la sezione pre, dove troviamo pre 1 e pre 2 che, come vediamo, sono escludibili. Non ci è dato sapere la provenienza di queste due emulazioni. Off disattiva la sezione preamplificazione. Sappiamo però, grazie ai grafici contenuti all'interno del manuale, che il primo preamplificatore aumenta di circa 1 dB i bassi, quindi l'estremo di banda bassa, mentre il secondo aggiunge un valore di circa 1 dB e mezzo sulle alte. Entrambi quindi lavorano in applicazione sugli estremi di banda. Ogni banda di equalizzazione possiede gli stessi controlli. Il pulsante centrale la attiva, mentre nelle sezioni esterne di banda troviamo appunto la funzione high pass filter e low pass filter e la sezione off espressa direttamente dal potenziometro. In alto troviamo sempre sugli estremi di banda l'input e l'output, mentre abbiamo a disposizione più o meno 18 dB di escursione su ogni banda selezionata poi sotto. Come vediamo, le bande sono a step. In questo modo l'equalizzatore è estremamente intuitivo e rapidamente utilizzabile. Proprio perché accompagna le esigenze di Dave, il Pensado EQ è fornito da una serie di preset creati da lui stesso che ottimizzano le varie sezioni del mix in base al suo gusto personale, comunque riadattabili al nostro scopo. Come per tutti gli altri plugin di acustica, viene fornita una versione ZL, ossia zero latency, da utilizzare in fase di recording, ma che sacrifica maggiormente le performance del processore. Nel manuale PDF allegato alla pagina web di acustica troviamo, come per tutti gli altri plugin, tutte le grafiche relative ai tagli di ogni banda. Iniziamo ad utilizzarlo su un brano che sto arrangiando in questi giorni di Vincenzo Incenzo e splendidamente suonato da Alfredo Paisciao e Daniele Bonaviri, che lo hanno reso incredibilmente dinamico e visionario, il savio e il rivoluzionario. È la demonizzazione, il dell'ogismo reos, donde todo es controllato. In questo momento sto utilizzando Sand su ogni canale.
ma possiamo ovviamente utilizzare adesso il nostro equalizzatore di Dave. Siamo subito sulla batteria. Ascoltiamo solo i pre. Proviamo subito qualche preset di Dave, in questo caso sulla batteria. Proviamo direttamente uno stereo bass. Facciamo caso al side. Come diventa più vivo. Lavoriamo sull'estremo di banda, molto estremo. Molto sensibile, come sentiamo. Cerchiamo un po' di punta. Nell'insieme. La batteria è tornata viva. Sentiamo ancora. Applichiamolo sulla voce. No acepta otro sexo. Y con nuestras ansiedades desplazada de certezas, y con nuestra eterna hambre de sonrisas y caricias, todo dentro del epicentro de una herencia centenaria, todo con la pasta en boca y con ganas de gritar al mundo. Oui, je suis el censurado, el misionero, el competente, el disociado. Oui, je suis el progresista, el visionario, el sabio, el revolucionario. Recuperiamo il gain out. Oh,
Come vediamo, regala tantissimo colore, proprio nei punti dove è necessario averne. Lo vedremo anche in altri video, quindi ne farò diversi utilizzandolo, e anche durante le sessioni di mix degli stems e mix degli strumenti singoli, come ad esempio soltanto la batteria. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Scaricate la demo direttamente dal sito di Acoustic Audio e provatelo nei vostri progetti. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ho da poco aperto anche un account Patreon per chi volesse iscriversi e aiutarmi finanziando con poco la realizzazione di questi video gratuiti. Per gli utenti Patreon poi ci saranno altri video esclusivi dove analizzeremo trucchi e segreti di Studio One e anche recensioni estese dei plugin che noi vediamo qui sul mio canale YouTube regolarmente. Per il momento è tutto, ciao, a presto!